La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 9 giugno 2015. Presidenza Giachetti, Luigi Di Maio, Boldrini. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 5 giugno 2015. Il Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, alle quali rispondono i sottosegretari De Filippo, Velo, Ferri e Vicari. Intervengono i deputati Grillo, Causin, Pellegrino, Tinagli e Lacquaniti. La seduta è sospesa dalle 11:15 alle 15. Alla ripresa, il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e, decorsi i regolamentari termini di preavviso, passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2977, legge europea 2014. La Camera, previe dichiarazioni di voto, respinte le restanti proposte di modifiche poste in votazione, approva l'articolo 1, il mantenimento dell'articolo 2, gli articoli 3 e 4, accantona l'esame dell'articolo 5 delle proposte di modifica adesso riferite, approva gli articoli da 6 a 8, accantona l'esame dell'articolo aggiuntivo 8.0200. Il deputato Gianluca Pini propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 8.05. Dopo un intervento del relatore Michele Bordo, la Camera con votazione elettronica senza registrazione di nomi respinge la proposta di accantonamento e, previe dichiarazioni di voto, respinte le restanti proposte di modifica poste in votazione, approva gli articoli da 9 a 13. Approva poi l'emendamento 14.1 come riformulato e gli articoli da 14 a 18. Accantona l'esame dell'articolo aggiuntivo 18.0200. Approva gli articoli 19 e 20, approva l'emendamento 21.5 e l'articolo 21, accantona l'esame dell'articolo aggiuntivo 21.0200, nonché dell'articolo 22 e della relativa proposta di modifica, approva l'articolo 23, accantona l'esame dell'articolo 24 e delle proposte di modifica adesso riferite, approva gli articoli da 25 a 27 ed accantona infine l'esame dell'articolo 28. Il Presidente, non essendovi obiezioni, rinvia la successiva seduta al seguito del dibattito e la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti il relatore Michele Bordo, il sottosegretario Gozi, nonché i deputati Kronbichler, Schirò, Crippa, Daga, Gianluca Pini, Colletti, Occhiuto, Gagnarli, Borghese e Colonnese. È intervenuto sull'ordine dei lavori il deputato Crippa, a cui ha reso precisazioni la Presidente. Il Presidente esprime anche a nome dell'Assemblea partecipazione al dolore del deputato Paolo Beni, colpito da un grave lutto, e comunica l'elezione di un vicepresidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Scotto e Duranti. La seduta termina alle 17:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 10 giugno 2015, con inizio alle 10. La ringrazio, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Alli, Michele Bordo, Caparini, D'Ambrosio, Dell'Ai, Di Gioia, Di Lello, Federica, Ferrara, Gozzi, Guerra, Losacco, Marazziti, Merlo, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Sanga, Scotto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria, Valente, Villecco, Calipari e Vitelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10:30. La seduta è sospesa.